Williams provano ancora la stessa cosa, ma in questo caso naturalmente soltanto uno di due ne beneficia ed è Allen Aintugood, che in questo momento è dietro a Ethan Hube, che pare essere forse di Williams il magari più veloce e quindi dà una mano al meno veloce tra i due, che però in questo Sam momento è intanto. davanti. E intanto anche Sam avrà fatto qualche Prima di lautura. Lesma. Eh sì. Prima di però non vedo ancora la No, sua prima oddio, Ricky mossa. Best. Sì, sarà ritirato proprio di sua volontà. Intanto Ricky Best avrà avuto la scia, ma ha fatto un grandissimo sovrasterzo in uscita dalla Lesmo 2. Infatti l'ho visto anche andare un po' in zigzag, forse anche un po' per frustrazione. Intanto le Williams sono finite larghe entrambe alla parabolica e quindi va a vanificarsi completamente la loro strategia. Non sono riusciti a farne uso, a trarne beneficio. In questo momento, quando arriva la bandiera a scacchi proprio adesso, c'è Arriva ancora anche in pista Andre Alb, Andre esatto, che non si è Alb. È migliorato nei capo. primi settori, è molto vicino al suo tempo, però tutte e due le Renault sono in pista, non si stanno migliorando dai settori che vedo, ma potrebbe succedere di tutto nell'ultimo. Vediamo come arrivano sul traguardo. Andrea Albe sarà il primo dei due. Si migliora, sì che si migliora. 1.19.360 va a prendersi la terza posizione. Arriva anche Campo adesso sul traguardo, che Che però non rimane si lì. migliora. Rimane Vabbè, settimo. comunque molto bene, comunque ottima qualifica da parte di tutti e due. Vediamo un po' se c'è qualcun altro, Shumi credo che fossero gli Legend ultimi. 1.19.198 ed è pole position per lui, che va a ribadire ancora di più la sua supremazia in qualifica e scende sotto il 19.2, che è Ma un sai gran cosa? bell'andare. Sì, assolutamente, ma sai cosa? È che Shumi ce l'ha ancora per la gara di Mora. Adesso vuole fare la sua, la gara 3. Anche Giannix si è Bravo. migliorato, si è piazzato in settima posizione con Kamo Benz, che era l'ultimo che doveva ancora concludere il suo giro. È rientrato ai box in questo momento e quindi abbiamo la griglia definitiva che è Shumi Legend Alien, poi Andre Albe, Davide Gonza la seconda fila, Ethan Hube, Thunder God la terza, Only Giannix, Campo HD la quarta, Ricky Best e Sam Div, tutta Racing Point la quinta fila. Questi sono i primi 10 che dovranno obbligatoriamente partire con gomma soft. Matty Petre e Ed Hunter in sesta fila, Young Powerful Fever in settima, e adesso arrivano gli altri. Sì, Gibarutti solito. Zantrullo, Marco Roma, Cambo Benz e Gibarutti, scusate, Zantrullo e Marco Roma chiuderanno lo schieramento. Io direi che a questo punto ci fermiamo per qualche istante e torniamo per la partenza del Gran Premio. Eccoci di nuovo sulla griglia di partenza del circuito di Monza, con le vetture che si muovono per il giro di formazione. Andiamo a vedere un pochino cosa hanno scelto i piloti fuori dai primi 10, perché questo potrebbe essere molto molto interessante nell'economia della gara. Vedo parecchie gomme soft e parecchie gomme medie, quindi sono equamente divisi, sono 4 e 4. Abbiamo Matti, Young Power, Zantrullo e Marco Roma con gomma media. Tutti gli altri, quindi Gibarutti, Kamo Benz, Phil Fever e Ed Hunter con gomma soft. Noto un po' un pattern per quanto riguarda la Red Bull, ovvero che spesso e volentieri scelgono di partire con la gomma più dura. L'abbiamo visti in Bahrain con la gomma dura e qui invece con la gomma media. Avevamo fatto un gran lavoro in Bahrain fino a qualche errore che hanno fatto di troppo, però comunque sì, giusta strategia, anche perché in questo momento si trovano tredicesimi e diciassettesimi. Intanto va a scaldare molto energicamente le gomme Shumi Legend. C'è un po' di nuvolosità, quindi magari il grip non sarà ottimale. Quindi il pilota della McLaren giustamente va molto energicamente a cercare di mettere un po' di calore in queste gomme per avere il miglior scatto possibile, perché comunque tenere la prima posizione, anche se non vitale in questa pista, è molto molto importante. E Alien, che si trova lì davanti per la prima volta, perché l'abbiamo visto in Canada con grandi problemi, aveva problemi di connessione soprattutto, mi ha raccontato che crashava ogni due giri praticamente, non riusciva mai a essere costante sul suo ritmo. Invece stavolta sta finalmente facendo vedere di cosa è capace e si è piazzato in prima fila. Assolutamente, forse avrebbe potuto fare anche ancora meglio se non fosse per la parabolica che è stata
una tragedia per tutti e due i piloti Williams, che però si trovano in seconda e quinta posizione. Quindi non è che non stanno facendo per niente male, sono per niente. Anzi, guarda, Toro Rosso, che al momento è prima in classifica, ha soltanto Thunder God in sesta posizione a poter tenere le testa, perché al momento il compagno di squadra Gibarutti si trova solo 16esimo e tra l'altro parte con gomme soft. Quindi, strana scelta questa, secondo me. Siamo, si spengono i semafori. Fede. Vediamo un po' se partono stavolta. Strano. Ok, partono, partono, partono. Non so Fede che fine ha fatto, spero che ci sia. Squalifica la sessione naturalmente. Attenzione, c'è una Mercedes che lagga tantissimo, con Sumi che mantiene la prima posizione in curva 1. Magari, attenzione, Andrea Albi che ha fatto una grandissima partenza, ma si tiene sempre dietro. Vediamo un po' se tutto il gruppo passa indenne. A quanto pare, incredibilmente, sì, a parte... Ah, Campo ha perso tante posizioni. Campo sta perdendo Eccomi, tante sono posizioni. tornato. Scusami, Ok, non ti mi preoccupare, ero perso un non po' il sono andato per microfono. niente in panico. No, beh, no, non mi Attenzione! aspettavo di meno. Intanto c'è Shumi Legend che ha sbagliato Ah, penso, sì. clamorosamente alla variante della Roggia. E quindi c'è Andre Albe che si prende la prima posizione con una grandissima partenza. Itanub che cerca anche lui di guadagnare la posizione, va all'interno di Shumi Legend alla seconda di Lesmo. Riesce nel sorpasso. Anche Alien adesso deve andare all'attacco. Però ancora Shumi Legend alla scia del pilota della Williams che cerca di chiuderlo Deve per stare favorire il suo attento. compagno. Deve stare molto, molto attento. Mentre dietro arriva anche Thunder God. Andre Albe cerca di scappar via, approfittando della Esatto. situazione. Ci sta anche riuscendo. Ha messo già un secondo e quattro tra sé e la seconda posizione. Thunder God rimane dietro. Shumi Legend ci riprova. Si affianca all'esterno della parabolica. Ci proverà. Va anche all'interno. Si fa vedere Alien, ma lascia perdere. E prova adesso ad Che infilarsi. Forse ci è anche partenza. riuscito. Però no, si deve riaccodare in fondo alla parabolica. Andrea Albe, Stanno giro veloce perdendo ovviamente. tempo, Eh sì. stanno perdendo tempo. Devono lasciare da parte tutte le Ci lotte in questo prova. momento, perché Andrea se ne va. Ci prova Shumi Legend all'esterno della prima variante. Va a chiudere però bene la Bello. curva. Riesce nel sorpasso. Spinge anche leggermente fuori Itanub che perde due posizioni. Oltre a quella su Shumi Legend, c'è la lotta intanto più dietro tra Thunder God e Alien che cercano entrambi di Mamma prendere la mia. scia di Shumi Legend. Adesso Thunder God è all'esterno del pilota della McLaren. Cerca il sorpasso. Ha la peggiore inquadratura della storia, ma riesce a Ce la fa, ce completare la la fa. mossa con Shumi Legend che anche lui stavolta perde posizioni, si ritrova anche sotto attacco da parte di Ricky Best, che vedo laggare anche Sì. un pochino, Sì, Ricky Best lagga troppo. con Sam che là dietro ha guadagnato qualche posizione anche lui, ma questi qui davanti se le stanno dando di santa ragione e Andre Albe non se l'è fatto Sì. ripetere due volte, ha preso, ha Ma salutato tre tutti ed è andato via. secondi. È a 3 secondi, ma la partenza che ha avuto Andrea Albi dal terzo posto è stata incredibile, così come quella di Thunder God, che ha recuperato 4 posizioni in un giro e mezzo. Fantastici, davvero fantastici. Chi ha perso tanto è stato Davide Gonza, che l'ho visto proprio scivolare tantissimo dopo la partenza, L'ho visto e forse laggare anche un po' di tanto lag. oltretutto, Sì. esatto. Non so se poi ha fatto una specie di Kimi Raikkonen nel 2015, se non sbaglio, è rimasto completamente piantato in Ah, griglia sì. Quando partì da e secondo, sì. tutto questo si è unito Intanto ancora al lag. Alien ha Alien di provato nuovo l'attacco, ma è arrivato lungo, all'attacco. lungo, Eh sì, infatti Thunder God si riprende la seconda posizione e Alien adesso deve difendersi dal compagno di squadra. Vedremo se eviteranno di darsi fastidio. Però Itanub ha all'interno e arrivano appaiati alla frenata della variante della Roggia. Arriva in staccata Itanub, grandissima mossa, riesce a prendersi la posizione e anche Shumi Legend va ad approfittarne perché Alien non ha affrontato la variante nella miglior maniera. E quindi si ritrova adesso in quinta Sì. posizione. È un gruppetto molto molto movimentato questo. Vivace, attenzione, intanto Alien esce male dalla seconda ennesima, ci prova anche Ricky Best. Comunque non scelta non tanto intelligente quella di darsi così tanta battaglia alla Roggia, infatti ha avvantaggiato Shumi questa, da parte Sì, della e Williams. E continua ad tanta lotta avvantaggiare. con Ricky. Oh, niente Ruotata. lag, questa volta proprio ruotata, infatti. Eh sì, entrare in due alla variante Ascari è molto molto difficile. Ricky Best finisce per perdere la posizione anche dal suo compagno di squadra, che a questo punto è lui a condurre Giannix, l'inseguimento. strano. Giannix prova ad approfittarne anche lui all'esterno della parabolica, però non riesce.
deve accodarsi nuovamente, o affiancarsi sarebbe meglio dire, al DRS. Però, però il pilota, tutti e due, forse sono passati insieme. Il gioco ogni tanto si confonde. Vanno no, alla staccata. Attenzione, qualcuno è finito lungo. Enrique Best, c'è anche un leggero contatto con una vettura più dietro, mentre Matti Petre riesce a guadagnare posizioni anche lui in ottava posizione adesso, anche se ha la paratia destra medie, dell'ala mancante e con e la con gomma medie, media, tutto. Quindi sta andando alla grande. Sì. Però Ricky Best con quell'errore in frenata ha perso ulteriormente due posizioni, lo vedo anche diventare un po' trasparente. Alien intanto più avanti, errore per lui se non sbaglio. Mamma mia, un altro sovrasterzo molto molto importante per il pilota della Williams, che rischia tantissimo ad ogni curva, finisce anche leggermente sulla ghiaia in uscita dalla seconda di Lesmo, e adesso è vulnerabile all'attacco di Sam Deev, che si è ricongiunto con il gruppetto davanti una volta liberatosi del compagno di squadra grazie all'errore. Sì. Che partenza anche, che costanza, quattro posizioni guadagnate, e adesso è attaccato ad Alien, che probabilmente ha le gomme un po' in overheating, sta distruggendo piano piano. Eh sì, lo abbiamo visto davvero tante volte in controsterzo, e questo ovviamente non fa bene alla gomma, anzi. E adesso Sam avrà una buona possibilità, anche se in realtà non ottima, perché lo stesso Alien ha ancora il DRS, essendo vicino ai piloti davanti. Chi ha perso il DRS invece è Shumi Legend, che adesso è sotto attacco da parte di Itanub, che va all'esterno, cerca di passarlo. Vanno al richiamo verso sinistra con Itanub che avrà all'interno, ma Shumi Legend lo porta benissimo sul cordolo, gli impedisce di completare la manovra, mentre davanti c'è Andre Albe, che ha letteralmente messo fuori il fazzoletto bianco e salutato tutti quanti. È a 4 secondi Mamma e 6 mia. Su Thundergod. Sta volando in questo momento Itanub all'interno stavolta della variante della Roggia. Riesce a completare il sorpasso, rischia anche di perdere un'altra posizione Shumi Legend, con Alien che è arrembante alle sue spalle. Bandiera gialla, intanto c'è un groviglio alla variante della Roggia. Deve essere successo qualcosa. Ci sono tante vetture niente, che procedono che... lentamente. Sembrerebbe Zantrullo, forse, perché lo vedo con una parte dell'ala mancante, paratia sinistra. E forse anche Marco Roma è rimasto coinvolto. Ho visto un bel po' di macchine che hanno molto rallentato lì. L'ho visto dalla minimappa, non so esattamente cosa sia successo. Però comunque sarà sicuramente qualcosa da vedere nel post gara. E anche Young Power ha danni all'ala, anche pesanti, perché la variante della variante Ascari ha molte molte difficoltà. E adesso sì, viene attaccato da Ed Hunter. Non ha più tutte pezzo d'aria, due... ha preso anche 3 secondi, probabilmente entra nei box in questo giro, veramente tutte dura. Tutte e due le Red Bull in questo momento non bene, intanto davanti in furia sempre più la lotta con Shumi Legend, che va all'attacco all'interno di Tanub, ma non riesce perché il pilota Williams gli chiude la porta in faccia. Intanto Alien si è scrollato leggermente di dosso, intanto Ricky Best purtroppo penso che abbia perso definitivamente connessione. Sì, è probabile. Non ne aveva proprio, purtroppo, di connessione. Era al limite tra l'essere richiamato oppure no. Specifichiamo che comunque mi comunico io che gli ho chiesto di andare in box e ritirarsi, e evidentemente ha scelto proprio di uscire dalla sessione. Ah, allora sì, ok. Allora pure crashato, non lo so. Quindi forse non ha nemmeno fatto in tempo. Peccato, però peccato. La prendiamo come una scelta divina, insomma, questa. Una decisione divina. Sì, intanto tenuto d'occhio, ma laggava troppo. Intanto Davide Gonza intanto si prende la nona posizione sul compagno di squadra, che lo lascia stanno andare cercando... errore, Davide, erroraccio da parte di Davide Gonza, che arriva lungo in staccata e quindi deve prendere la via di fuga in ghiaia e non vanifica tutto il lavoro. Esatto, con G. Baruti che appunto torna in decima posizione, ma anzi arriva in decima posizione sempre con gomme mescola soft. Con le due Mercedes stavo per dire che potevano tornare a fare un po' di punticini, perché erano noni e decimi, e adesso si ritrovano noni e undicesimi, ma con Davide Gonza che ha perso 7 posizioni dal via appunto per quello scatto alla Kimi Raikkonen, probabilmente nel 2015. Ora ci riprova su G. Baruti all'esterno, non è facile, infatti resiste. Forse Giba che è arrivato lunghissimo. E infatti molto, molto lungo. E adesso sì, si deve accodare a Davide Gonza, che riprende quindi la sua decima posizione
e si rimette all'inseguimento del compagno di squadra, dal quale ha perso comunque un secondo e sette, non tantissimo viste le conseguenze catastrofiche che avrebbe potuto avere quell'uscita di pista. Ho visto un sovrasterzo di Gibarutti un po' particolare, forse una marcia di troppo scalata in mezzo alla variante della Roggia. Intanto Matti Petra ha detto che manca una paratia, comunque sia è ottavo con le gomme medie e sta tenendo un buonissimo passo. Eh sì, sta andando alla grande. Molto molto diversa, è il primo pilota con le gomme medie in pista, seguito da Campo che però ha perso una marea di posizioni, ma ce l'ha da un giro, attenzione, vuol dire che in entrata in box il giro precedente. Eh sì, forse... Quindi potrebbe fare un massive undercut, oppure è stato coinvolto nell'incidente alla Roggia del giro di prima. Eh già, quello su cui non sappiamo dire granché, chissà che magari non ci fosse di mezzo lui, fatto sta che adesso è il primo ad essersi fermato, Shumi Legend ai box, e quindi forse potrebbe anche essere strategia la scelta di Campo. Inizia a essere la strategia, può essere, sì. Eh sì, ottavo giro, settimo ottavo giro, siamo lì più o meno, vediamo anche Campo rispetto a Shumi Legend dove esce, è parecchio lontano perché forse lo era anche prima. Sì, no, è molto molto lontano. Non penso che abbia proprio alcuna. Penso che sia un insieme delle due cose, un po' strategia e un po' un danno, magari derivante da uno degli incidenti che abbiamo visto. Era partito molto bene, era partito molto male, scusate. Intanto scusami, c'è Sam che ha passato Alien all'esterno della prima di Lesmo con una gran bella manovra, tra l'altro, e si è preso la quarta posizione, adesso ha iniziato a spingere, forse ha tenuto un pochino le gomme nella prima fase per andare un po' più forte adesso, e Alien, abbiamo visto tutte le difficoltà che ha avuto in questo primo stint con questa gomma così morbida, adesso vediamo se ne avrà per star dietro a Sam, però con la scia non sembrerebbe esserci problema al momento, anzi addirittura potrebbe pensare di andare nuovamente all'attacco. Vedremo la strategia dei primi tre adesso, perché Shumi ha praticamente fatto un undercut su tutti e dovrà fare 19 giri con questa gomma media. Specialmente su Thunder God, nessuno dei piloti davanti rientra in box, quindi no, Shumi è l'unico. Adesso Alien, sì. Alien, infatti. Poteva anche essere prevista come sosta perché appunto le gomme non c'erano. Anche Giannix lo segue. Giannix. Ma quindi i primi quattro davanti non hanno minimamente provato a leggere insomma la strategia di Shumi con Matti Petri, che l'ho visto purtroppo in diretta. Ha tagliato tanto curva 1. Peccato. Tanto Gibarutti, sì. Gibarutti ha provato l'attacco su Davide Gonza e c'è riuscito. Però poi ha messo un po' una ruota sull'erba. E quindi Davide Gonza ci riprova. Vediamo se va all'attacco. Sì, sembrerebbe riuscirci senza grossi problemi all'esterno della variante della Roggia. Grande staccata però di Gibarutti, che vuole tenersi la posizione. Esagera un po' e si va a girare. Non so nemmeno se si sono toccati. Mi è sembrato addirittura di no. Forse una frenata. Si sono o non si sono? Scusami. No, non si sono toccati. È frenata al limite di Giba, Davide che taglia perché anche lui era lì e si sarebbero altrimenti forse toccati. E quindi è andata malissimo a Giba, che poverino, purtroppo l'ho visto. Era molto combattivo, ma questo errore sicuramente lo penalizzerà tantissimo. Sicuro, ha provato a difendersi con tutto quello che aveva, ha un pochino esagerato e la macchina ha detto no, io non ce la faccio a fare questa cosa. Ai box intanto Thunder God con Andre Albe e Ethan Hub che invece proseguono. Questo forse può essere un tentativo ora. Esatto, un tentativo di undercut o di recuperare qualche cosa, perché comunque undercut il distacco era un po' troppo importante. Però tentativo di recuperare qualcosa da parte di Thunder God, che se esce in aria pulita che se esce in aria pulita può avere buone possibilità. Esce proprio accanto al compagno di squadra, che potrebbe quasi essere paragonabile a uscire in aria pulita. Ecco però, perché Shumi ha tentato l'undercut proprio su di lui. C'è quasi riuscito. Di un secondo, e ora però è in zona di RS. Ora quindi può quantomeno puntare di nuovo alla seconda posizione, perché al momento Andrea Albe, anche se rientrerà... dovesse rientrare in 3-4 giri, ne avrebbe comunque di più. Vediamo un po' il gioco di squadra qui. Eh sì, Thunder God passa senza problemi. Passa senza problemi, sì, ci sta. Anche Shumi però mi sa che passa senza problemi, perché non è più Gibarutti dopo la sesta coda di prima. Le gomme hanno visto giorni migliori e infatti si deve accodare anche Gibarutti a Shumi Legend, che in questo momento è all'inseguimento di Thunder God, anche se Thunder God ha parecchio spazio, quindi può sfruttare la gomma due giri più fresca. Vediamo se ne sarà in grado.
Vediamo Ethan Hugh, Andre al big rientra box Ethan intanto. Hugh e anche Andre. Sì. Eh Rientra sì. anche Sam, è l'unico che non rientra in box naturalmente, e Matti che ha gomma mescola media, con forse anche Davide che non rientra dai box. No, anche lui rientra. Sì, anche lui Tutti con adesso è una box. sosta, quindi quelli con le gomme soft, eccetto Jim Barutti che lo chiamo io ai box in questo momento e non ci rientra. Eh no. Sta ancora fuori, quindi sta portando le gomme all'estremo davvero. E intanto Ethan Hub ha perso un bel po' di tempo rispetto a Shumi Legend in questa fase. Non mi ricordo nemmeno se era Alien, davanti o dietro, ma onestamente. io invece ricordo che Alien era tranquillamente davanti a Giannis e si è ritrovato dietro a più di 2 secondi da Sam Dib, Eh sì. nonostante adesso abbia fatto il giro più veloce, quindi sicuramente un grande errore da parte sua, ha perso davvero tanto. Infatti adesso ha perso di fatto una posizione perché comunque Sam ha fatto molto bene dopo averlo passato, perché lo aveva passato proprio Ah, nelle ancora! ultimissime fasi. Ancora un grandissimo taglio alla roggia dove ha perso, non ha guadagnato né perso qualcosa di Alien che non si trova molto, molto suo agio oggi. Nonostante una Eccolo di grandissima nuovo politica, lungo. è ancora. Di Continua a nuovo provare con la lungo. pedaliera. Non si spiega. Ah, no, non si capisce. Questo era un re in posta Ma pista, mi sembra. sì, era in posta pista. Questo era un re Non in ne posta vedevo pista. dal 2013 di posta pista. E il nostro direttore di gara ti dirà che non ne avresti dovuto vedere nemmeno oggi. Certamente. Intanto c'è Shumi Legend vicinissimo a Thunder God, che proverà l'attacco sicuramente in fondo al rettilineo principale. Si mette tutto all'interno Thunder God per coprire la traiettoria ideale, ma Shumi Legend ha una velocità stratosferica e si prende la terza posizione e la seconda posizione virtuale, però. E attenti, attenti, perché se loro due collaborano, il passo gara dei due potrebbe essere leggermente migliore di quello di Andrea Albe. Hanno già Se continuano a recuperato. fare, esatto, hanno già recuperato, se riescono a fare un giro sto io davanti, un giro sto io davanti con il DRS, potrebbero avvantaggiarsene entrambi e andare a riprendere Andrea Albe, che però adesso sta rimettendo un po' di gap. Sì, fa un pochino ad elastico Andrea Albe, magari sta anche cercando di conservare un pochino la gomma vista la tanta strada che deve fare. Shumi Legend dovrà farne ancora di più, quindi evidentemente doveva andare all'attacco il prima possibile per prendersi la posizione e sfruttare al meglio l'undercut. Mentre Ethan Hub in questo momento è un po' nella terra di nessuno, 2 secondi e mezzo di ritardo su Thunder God, 2 secondi e 7 di vantaggio su Sam Div e Alien, che dopo quell'errore ha ormai praticamente compromesso la sua gara, è in ottava Sì, ha perso anche posizione, 3 secondi. Ha anche perso 3 pesantemente secondi di dietro a età. Giannix anche, sì. Sì. Andrea Albe, Andre eccolo qui, infatti. Albe Record sul si è giro. acceso. Arriva Shumi Legend, 1.22.841. E arriva Ethan Hub, 1.22.527, quindi guadagna 3 decimi su Shumi Legend, che insomma ha fatto Vabbè, pure lui un signor non giro, eh? male. Esatto, Quindi poi è la senza DRS, Ethan Hugo, quindi ottimo. Vediamo però come sono messi con IRS, con l'ERS. No, sono tutti praticamente uguali, con Andrea Albe l'unico che ha 20% in meno rispetto ai tre suoi inseguitori. E un Matty Petter che al momento è sempre da solo, non risolve di nessuno, ma perché deve rientrare dovrà rientrare in box. eh sì, Ah, Matti Ethan che sta. Hugo! Ethan Hub, questo potrebbe essere un problema per lui sul lungo termine. Dicevo di Matti Petri che sta facendo veramente un gran bel lavoro, perché nonostante appunto l'ala leggermente danneggiata e la gomma più dura nella primissima fase di gara, sta comunque tenendo un ottimo passo. Sta chiaramente perdendo perché tutti gli altri hanno 10 giri sulla gomma in meno, però sta cercando di costruirsi uno stint finale che potrebbe essere molto molto interessante, potrebbe essere un recupero molto rapido il suo, quindi sicuramente un pilota da tenere Decisamente, d'occhio, ma decisamente perché qui le gomme soft vanno 2 volte le gomme medie e soprattutto sul a fare abbiamo finale. tanto bisogno, sì, abbiamo bisogno proprio di tanta trazione qua a Monza e bisognerà vedere se consentirà, diciamo, a togliere ad aggiungere, scusate, quei 4 secondi della sosta dai box in più per cambiare la Lettonia. Cosa che Intanto non so se consiglieranno o meno. Thunder God è andato nuovamente all'attacco di Shumi Legend e si è ripreso la posizione. Stanno forse iniziando a pensarla un pochino più strategicamente tutti e due, ma non sembra funzionare più di tanto perché Andrea Alba ha guadagnato un secondo in questo giro, quindi forse Sì, c'è stato un ma po' un era problema. basso.
Forse Sumi non aveva passo perché comunque una volta che ha preso la posizione non ha più fatto un buon tempo, quindi probabilmente non ha, essendo tanto in lotta, non la pensano come dicevo io prima, ma stanno solo battendo tra di loro. E adesso Thunder God prova a imporre il suo di ritmo con una gomma leggermente più nuova, anche se quella di Andrea Albi è ancora più nuova, e il pilota della Renault continua a guadagnare sul gruppetto che lo insegue, con Itanub che invece ha un pochino stabilizzato il suo distacco negli ultimissimi passaggi, negli ultimi due. Vediamo se magari anche lui sta un pochino conservando dopo essersi sparato il giro, come si dice. Sta cercando di recuperare per rientrare in zona DRS, almeno io questo gli consiglio, però con 4 secondi di penalità al momento rimarrebbe quinto perché Samdi perde in media 5 decimi a giro, sta girando molto bene, ma sono pochi adesso anche Fifever infatti ad non aver preso la penalità al momento. Sono Intanto battuta proprio ancora. Andrea Albe, Samdi e Shumi ancora davanti. Sì, si scambiano di nuovo posizione. No! Mamma mia! Un attacco molto molto tardivo da parte di Thunder God che ha frenato un'ora e mezzo dopo l'avversario e si è praticamente ha quasi dovuto evitare più che sorpassare. Non so se è stato Shumi che ha frenato particolarmente presto perché aveva perso magari il riferimento nel sorpasso oppure Thunder God che ha fatto una staccata mondiale. E intanto tutto questo è E arrivato intanto Danube. errore, esatto, poi errore leggero in uscita dalla variante della Roggia per Thunder God e il duello adesso è aperto ad un terzetto perché c'è anche Itanub che si è ricongiunto e ha preso il DRS grazie Oh, bandiera gialla alle intanto, botte che sono. attenzione. È Alien che si è girato in uscita dalla variante della Roggia. E Sì. quindi ha Ah, ulteriormente male, male. compromesso la sua gara. Peccato davvero perché stava facendo benissimo nella primissima fase di gara. Poi errori, errori, errori. E cavolo, secondo tempo e poi crollato, completamente crollato. Già. Mattia e box intanto. Vediamo dove si va a mettere. E intanto è pronto anche l'alettone, quindi Eh sì. giusto. 11 giri con le gomme soft farà, attenzione. Giusto anche cambiare per questo. Eh sì, 11 giri che, considerato anche che saranno i giri finali, macchina più leggera ci può tranquillamente stare. Dovrebbe rientrare Sì. senza grossi problemi ecco qua, in settima posizione, se Campo è Ottimo. d'accordo perché arriva molto velocemente, infatti gli passa davanti appena appena sono in lotta, ma Sì. gli passa davanti il pilota della Renault, si accoda subito per evitare di dare possibilità agli altri, ma dovrà liberarsi di lui molto velocemente perché poi ci sono 9 secondi e mezzo da ricucire nei confronti di Jannix, che sta facendo invece un'ottima gara, al contrario di quanto l'avevamo visto nel primissimo appuntamento, molto sfortunato. In quel caso vediamo, va all'attacco subito Matti e riesce con una gran manovra Là. all'esterno, si toccano forse. Sì, forse un pochino, sì. Non avevo Non l'inquadratura so in migliore, questo come al caso solito, tanto per che cosa cambiare. saremmo. È stato molto strano perché Matti Petra è entrato in modalità fantasma per un attimo, mentre Campo Ok. Non saprei sinceramente, lasceremo ai giudici o un eventuale ricorso di campo perché è stato molto strano il contatto. A me sembrava che ci fosse lo spazio giusto per passare. Ora poi vedremo i futuri. E in tutto questo se ne avvantaggiano Davide Gonza e Phil Fever che in questo momento sono con entrambe le Mercedes in zona punti. Sarebbe la prima volta per Mercedes con, vediamo un po', la Toro Rosso di Thunder God che farebbe 15 punti contro 0 al momento di Red Bull. Quindi in ottica costruttori Toro Rosso continua a volare. Eh già, sarebbe veramente un gran colpo per la casa di Faenza. E adesso c'è Thunder God che va anche all'attacco di Shumi Legend, senza però riuscire a portarlo a termine. Timido tentativo all'esterno della variante della Roggia, poi si è dovuto ricredere perché comunque lo spazio era quello che era, l'esterno della variante della Roggia non è proprio il massimo per tentare un attacco. Intanto Matti Petre sta volando, ha già guadagnato un secondo su Jannix, questo è quanto la gomma soft può fare in questa fase finale di gara. Ma assolutamente, assolutamente, sta proprio volando. Avrà 3 secondi di ascontare di penalità. Non credo che Jannix ne abbia. Voglio andare a controllare subito perché mi è sembrato piuttosto pulito. Infatti, ha solo un avviso dell'ultimo giro.
anzi anche al secondo, quindi attenzione che rischia con Sandir che è più pulito, zero avvisi, fantastico. Andrea Alba intanto sta letteralmente distruggendo la concorrenza 8 secondi e 3 adesso. Thunder God si era costruito abbastanza bene il sorpasso su Shumi Legend, ma arriva solamente nella parte finale del rettilineo, va ad affiancarsi all'esterno. Shumi Legend copre bene l'interno, avrà l'interno però Thunder God nel richiamo verso sinistra, si toccano e si porta letteralmente appresso Itanub. Perdono tantissimo tempo, entrambi non perdono posizioni per loro fortuna, ma e non mi sembra che abbiano perso nemmeno pezzi, ma davvero peccato. No, no. Qui molto molto aggressiva la manovra di Thunder God su Shumi Legend che gli Ancora, ha subito. fatto sì, poi si provano di nuovo a scambiarsi la posizione, prova di nuovo Itanub ad andarsela a prendere, ma Thunder God sembra aver proprio perso la macchina per un'accelerazione troppo, troppo cattiva, perché non aveva la traiettoria ideale e questo perdere la macchina si è portato nella via di fuga Itanub, che stava invece tentando il sorpasso in incrocio. Ah, ci prova ancora la Ci scala, prova? E Itanub, e lo stavolta fa passa. passare, diciamo. Sì, 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 sì. stavolta passa Algo. senza. Devo dire Non ho che opposto resistenza. l'ho vista in un modo un po' diverso, ovvero che a mio parere non ha perso la macchina in quel modo Thunder God, ma perché non si è accorto che sulla sinistra stava già arrivando Itanub, che ha avuto sicuramente un'accelerazione migliore, e quindi si sono proprio avvinghiati, si sono proprio presi. E fortunatamente con solo le ruote, quindi si sono, diciamo, trasportati fuori dalla pista. Ci riprova Itanub e stavolta va senza problemi a prendersi la posizione. Ci prova dietro anche Sam, che deve però desistere dall'attacco perché Thunder God va a chiudere la traiettoria. Adesso però attenzione perché il pilota della Racing Point è molto arrembante alle spalle di Thunder God. Vediamo se ci prova qui in fondo, prima della variante della Roggia. No, non ne ha la velocità e allora decide di aspettare con Itanub, che però sta già scappando via e deve farlo perché non può permettersi di lottare di nuovo con Thunder God se Sì. vuole tenersi questa posizione, anzi forse andare a prendere addirittura Shumi Legend, che in questo momento ha 4 secondi e 9 di vantaggio, 4 secondi e 9 che stanno anche leggermente crescendo perché comunque il pilota della McLaren, da quando è da solo, ha un buon passo, riesce a tenere un buon ritmo, e Andrea Albe, che ormai è quasi 9 secondi davanti a tutti, ha preso la testa dopo 4 curve e non l'ha più lasciata. C'è da dire che Itanub ha la penalità di 3 secondi dietro a due piloti che non hanno nemmeno un avviso. Quindi, se riesce a star sui 3 secondi di vantaggio su Sandeep, che aveva il passo a quanto pare per farcela, bene, ma contro Thunder God la vedo molto, molto, molto dura. Tanto Matti Infatti, Petre è arrivato quasi, è quasi arrivato su Giannis. si ha 4 secondi. oltre dimezzato il suo distacco e Thunder God tra l'altro si è anche rifatto sotto su Itanub, che non è riuscito quindi a scappar via, hanno più o meno lo stesso passo i due. Forse Thunder God si è dovuto un pochino ricomporre dopo l'errore slash problema, non sappiamo Ma bene cosa sia sì, stato. incidente comunque di gara in qualsiasi caso, a mio parere, è stato proprio un caso, ecco. Tra Niente di l'altro, voluto. Fever e Dead Hunter. Eh sì, dietro c'è Molto, Phil molto Fever che poco. deve difendere la nona posizione. Sono andati ruota a ruota con Ed Hunter che però riesce a che però non riesce ad andare a completare l'attacco. Mi sembra che fosse Anche lui. campo con Young Power, vediamo, non credo che provi l'attacco con gomme hard Young dai primi giri praticamente. Attenzione però c'è bandiera gialla nel terzo E mi settore. sembra. Attenzione, intanto ho Alien, visto Alien, Alien. Alien, sì. Alien che ormai ha visto la sua gara andare a rotoli già da un bel po', purtroppo. E adesso, tra l'altro, viene addirittura doppiato da Andrea Albe. Quindi, un disastro davvero da un certo punto in poi. Peccato perché aveva fatto invece una qualifica strabiliante, seconda posizione, prima Tanto fila. sono molto molto sorpreso da Ed Hunter Thunder che. God, scusami, si è fatto vedere Vai, vai. all'interno di curva 1 senza però affondare il colpo. Ed Hunter non ha avuto un grandissimo avvio di stagione anche nelle batterie. Non era solito fare diciamo gare per i primi posti. Intanto Ed Hunter Eccolo. è là.
Io non lo so, sinceramente, qua però questa penalità è un po' ingiusta. Ecco, Infine, poi però si buona. toccano, poi si toccano. È Eh stato sì. veramente bravo De Hunter, ma è stato stretto sul rettilineo e ha preso l'avviso, 3 secondi di penalità, appunto per un altro avviso. Però peccato perché al momento sarebbe comunque in zona punti perché i primi hanno niente, no? Ha preso penalità anche lui, scartavo. Eh sì. Non sarebbe in zona punti nemmeno adesso. Però Intanto si mi è fa avvicinato piacere anche vederlo lì davanti. campo. Sì. Si è rifatto sotto anche campo adesso che può, che è rientrato ufficialmente in zona punti e può andare a infoltire il suo bottino andando all'attacco di Phil Fever, che E sembra anche il essere bottino un Renault. osso abbastanza duro. Ha rotto il flap adesso però, eh. Quindi è ancora più difficile per lui. Mamma mia, ruote sull'erba per campo che arriva proprio al limite. E Phil No! Fever, mamma mia, che rischio che si sono presi larghissimo poi campo in uscita. E Dunter riesce a riprendersi la posizione. Adesso va a prendere la scia anche di Phil Fever. Vediamo se proverà l'attacco all'esterno della parabolica. Si fa vedere, ma Phil Fever si prende il centro della pista. E vediamo l'incrocio. Ci sono gli alberi, non vedo niente. Vediamo sul rettilineo principale. Avrà DRS. E Ancora, no, Phil Dunter, Fever così esagera. Phil Fever mamma mia. esagera tantissimo. No, qua, Questa questa è. è la Che condotta brutta di gara cosa. pessima perché prima hai fatto prendere 3 secondi e adesso ancora no. Questo Che non si fa, brutta peccato. cosa da vedere. Si toccano Ah, ancora. zero. Adesso va vi vola via anche il Male. flap di campo. Ai ai ai. Questo i giudici avranno sicuramente da vedere tante cose. Avrebbe già intanto dovuto ridare la posizione nello scorso giro ad Headhunter che l'ha costretto al taglio e l'ha tamponato, eccetera, eccetera. Poi più anche questo, insomma, vedranno poi i giudici. Mi dispiace tanto per Hunter che stava facendo una buona gara. E Eh sì, e adesso si intanto ne trova. approfitta Eh Gimbarutti. sì, ne ha approfittato lui perché infatti appunto Dunter ha perso ulteriormente del tempo, purtroppo, e non so se ha perso anche parte dell'ala. Non riesco a vedere bene. No, sembrerebbe intera la sua vettura, almeno questo, però chiaramente la Tanto, situazione ha creato problemi. assolutamente, intanto Itanyub prova di nuovo un attacco su Thundergod che riesce a passare, ma Itanyub nello scorso giro ha preso altri 3 secondi, quindi ha Ai ai ai. 6 secondi di penalità. Virtualmente è quinto ed è quasi possibile, credo, a meno di errori degli altri, prendere la posizione sua. Almeno Sandivi. Intanto Matti Petri è arrivato Eh sì, su è Janis. lì e quindi deve stare attento ulteriormente Itanuba perché potrebbe perdere la posizione anche da lui perché ricordiamoci che Matti ha Anche no, anche lui ha 3 gomma secondi soft. però, Ah, anche lui ha 3 Anche secondi, Matti 3 ok. secondi, sì. È Prova difficile. l'attacco su Jannix ma si fa soltanto vedere, decide di desistere quando mancano 4 giri al termine, poco più, 23 di 27 con Andre Albe che ormai è lanciatissimo. Più di 10 secondi di vantaggio su Shumi Legend. Non so, non mi ricordo con quanti secondi ha vinto Block, ma Ci siamo quasi. ci siamo quasi. Intanto Matti riesce nel sorpasso sul rettilineo a Jannix. Occhio perché lagga anche un pochino Matti. Però adesso 5 secondi e 1 da recuperare su Samdiv. Sarà dura, perché comunque i giri che mancano sono pochi. Però Però, ci può sicuramente provare. assolutamente, importante è per lui per Thundergod di guadagnare nuovo tempo intanto. su Giannis che non dovrebbe avere penalità. Esatto. Intanto Thundergod di Itanub ormai se le Oh! stanno dando ininterrottamente da giri. E adesso Thundergod riesce a prendersi la terza posizione con qualche piccola spallata. Ma se la tiene alla prima variante. Adesso però attenzione perché Itanub ha la scia nella zona che porta alla variante della roggia rimane però dietro, non ha la possibilità di effettuare l'attacco. Sam che deve cercare di rimanere più vicino possibile a questi due perché potrebbe beneficiare di una posizione su Itanub e questo sarebbe sicuramente importante per lui perché ricordiamo la prima gara per lui è stata molto sfortunata, non ha fatto la qualifica e nemmeno la gara per problemi di connessione. Stavolta invece sembra essere tutto liscio. La seconda gara invece è stato vittima di una laggata di un'altra persona, di Davide Gonza, ed è quindi arrivato nelle elettrovie, quindi adesso sta riprendendo la sua rivincita con Jan Power che frega al momento il giro più veloce, prima Marco Roma ma prima ancora ad Andrea Albe che avrebbe guadagnato così un punticino extra. Con le due Renault in zona punti,
e le due Toro Rosso che stanno per arrivare in zona Bunkia, che con Cibarutti che al momento è virtualmente davanti a Phil Fever con le penalità, ma se sì, la vuole prendere in pista la posizione e sono appunto su Giba. Eh sì, vediamo se ci prova. Esterno per lui della variante Ascari, finisce leggermente lungo Phil Fever e va ad inzuppare la gomma nella ghiaia. E diciamo infatti che qui brutto rientro in pista, perché qui qua ho usato la retromarcia. Insomma, qui diciamo che il karma ha avuto la sua si è un pochino fatto sentire, mamma mia. Sì, si è fatto sentire. Per fortuna non passava nessuno adesso. Sì, Gibarutti intanto si prende quindi ufficialmente un punticino, almeno per il momento, quando mancano due giri al termine, poco più. Intanto Alien ancora. No, ma due giri che vediamo solo bandiera gialla, al momento si fa da parte, però dovrebbe, non so, quantomeno andare box o altro, perché sono due giri che procede lentamente sull'erba ed è per questo che abbiamo bandiera gialla un po' ovunque. Aia. Sì. Peccato. E a questo punto inizia il penultimo giro Andrea Albe con 10 secondi e 9 di vantaggio su Shumi Legend, quindi un vantaggio assolutamente confortante e ragguardevole, mentre dietro c'è Itanub che deve difendersi dall'attacco di Thunder God ancora una volta. Stanno cercando, forse Itanub sta cercando di scappar via quanto più possibile da Sam, che ha 4 secondi e 9 e sta rischiando di finire fuori da quei 6 secondi che gli consegnerebbero la quarta posizione, e addirittura rischia di perdere la posizione da Matti Petro, che sta arrivando e che si sta portando dietro in qualche modo anche Giannix. Manca poco chiaramente, però Matti Petro deve continuare a spingere perché deve guadagnare ancora un secondo su Giannix e le sue gomme forse cominciano a soffrire un pochino. Sandeep non ha proprio ERS, ha meno del 10% di ERS ormai, adesso è 13%, ma prima anche dell'accelerazione aveva 7-8%, quindi sta spingendo tanto, ma non ha abbastanza ERS, quindi al momento si trova a 5 secondi e 8, 5 secondi e 9, quindi è a rischio, molto rischio. Anche Matti ne ha molto poco di ERS. Intanto c'è la macchina di Alien che si sta ritirando, quindi abbiamo un'altra bandiera gialla, dovrebbe essere l'ultima perché si è ritirato la sessione, che viene portata via proprio nel momento in cui Andrea Albe inizia l'ultimo giro di una gara assolutamente dominata fino a qui, e sarebbe, è obbligatorio ancora il condizionale, una vittoria assolutamente meritata per quello che ha dimostrato in queste prime gare, perché ricordiamo, lui le ha corse tutte e tre, esattamente come Young Power, e quindi finalmente si prende la sua rivincita dopo il lag in prima persona in Bahrain e in terza persona in Canada. Senza mai dubbio, no, sono molto contento, anche per un sacco di ragazzi che lo sostengono in chat, non so perché, ora ce lo dovrà spiegare, si fa chiamare Midget, o comunque vedo sempre Midget, sono qui per Andrea Albe, e finalmente ottieni questa che sta per ottenere, questa che è una sorta di rivincita personale, e Campo, lo sfortunato in certe occasioni, sta comunque arrivando in zona punti, quindi in cetta di punti anche per Renault, 27 punti che non sono mica male. Eh no, per niente. Ultima curva per Andrea Albe, che va a tagliare il traguardo in prima posizione, va a vincere il Gran Premio d'Italia, terzo appuntamento della Rincos League. Seconda posizione sarà di Shumi Legend, che bissa il risultato del Canada con un'ottima gara anche stavolta. Vediamo Itanub, sì, arriverà quarto Itanub, con Thunder God terzo. Anche per lui, secondo podio di fila. Secondo podio di fila anche per Thunder God. Sandeep che non riesce a prendere la posizione, però buona gara la sua. Bravissimi, 5 posizioni guadagnate da Sandeep e da Matti in questa gara, bravissimi. Molto anche bravi, Giannis, sì. Anche costante. Finalmente raccoglie. Finalmente raccoglie ciò che semina, settimo posto, interessante. Davide Gonza torna, quindi una Mercedes che non è quella di Block in zona punti, con Campo che sta per arrivare molto lontano.
E Jim Barutti, che al momento in pista è quello che ha guadagnato più posizioni, ben 6 posizioni, dopo quell'errore che abbiamo visto all'inizio, porta un punticino a casa che farà contenti sicuramente gli uomini di Faenza e anche gli altri ragazzi del Tintoro Rosso, che comunque Assolutamente. oggi non hanno corso. Ed Hunter, purtroppo, undicesimo, dico purtroppo perché lo vedevo bello carico per la zona punti, anche questo, almeno questo Gran Premio. È stato molto sfortunato e poi via via tutti gli altri. Bella gara. Avrebbe meritato sicuramente di più Ed Hunter. Comunque sì, una gran bella gara, molto molto movimentata fin dalle prime fasi, nei primissimi giri abbiamo visto un po' di tutto, però alla fine ha visto trionfare la Renault con Andrea Albe che va quindi a prendersi una gran bella rivincita contro la sfortuna che lo aveva assalito nelle primissime gare. Aspettiamo a questo punto di avere i primi tre qui con noi per farci una chiacchierata e per raccogliere delle impressioni, anche perché insomma mi aveva scritto prima della gara Giaita, uno dei compagni di squadra di Andrea Albe, e mi ha raccontato che facevano davvero molto molto affidamento su questa gara, si erano Ah, molto bene. molto impegnati e i risultati si sono visti, i frutti li hanno assolutamente raccolti con questi 25 punti più i due di campo diventano 27. Sì, 27 punti per loro e via via McLaren 18, Toro Rosso 16, sì, 16. 16 punti. E Williams che raccoglie solo con Ethan Hube avrebbe potuto fare magari meglio, ma con Alien abbiamo visto che ha avuto tantissimi problemi. Racing Point sinceramente non ricordo, ma non aveva mai quasi preso punti o comunque pochissimi Ne punti in aveva poche, passato. sì. Quindi un'altra Esatto, quindi scuderia che si inserisce nel panorama delle scuderie con un buon bottino dei punti, che potrebbero sicuramente fare bene nelle prossime gare, perché comunque ci sono dei piloti che, sapranno far bene.